L'uomo non si limita a vivere su un territorio, ma lo modifica profondamente. Il mondo in cui viviamo non è più naturale, ma è diventato un paesaggio umanizzato. Naturalmente, l'essere umano non è l'unico animale che modifica il proprio ambiente. Pensate alle dighe dei castori, che creano grandi piscine artificiali. Oppure alle costruzioni spettacolari degli insetti sociali, come le api o le termiti. Il primo segno dell'umanizzazione di un territorio è il disboscamento. Nel corso dei secoli, l'immensa foresta che ricopriva quasi tutta l'Europa è stata abbattuta dagli abitanti di quelle regioni per fare spazio alle terre coltivate e procurarsi legname. Oggi ne rimangono solo piccole tracce. Un altro grande segno di umanizzazione del territorio è la comparsa di case e soprattutto di città. Le prime attività edilizie sono state quelle degli Egizi e dei Cinesi, grandi costruttori di città e monumenti, poi quelle dei Romani e degli Arabi. Per collegare le città sono nate le infrastrutture di comunicazione. Strade, ponti e reti ferroviarie sono altri elementi che incidono profondamente sull'umanizzazione di un territorio. E ancora, gli elettrodotti trasportano l'energia elettrica a distanza di centinaia e migliaia di chilometri da dove viene prodotta. Le dighe creano laghi artificiali sfruttati per alimentare le centrali idroelettriche, oppure bacini di raccolta dell'acqua da usare per irrigare i campi. I porti modificano le coste del mare e le rive dei grandi fiumi. In Olanda, l'uomo ha strappato terre al mare prosciugandole con dighe e sistemi di drenaggio. In Italia, intere aree paludose sono state bonificate e oggi sono abitate e coltivate. Per esempio, la zona dell'Agro Pontino, in quello che ora è il territorio di Latina. Negli ultimi decenni, l'urbanizzazione ha creato aree definite città diffuse. Sono territori molto vasti su cui sorgono piccole case, una fitta rete stradale, centri industriali e centri commerciali. La città diffusa è meno servita dalle reti di trasporto pubblico e quindi gli abitanti dipendono dall'auto privata per i lunghi spostamenti verso scuole, servizi e posti di lavoro. Con questa nuova forma di insediamento, ogni differenza tra città e territorio svanisce.